La notizia relativa alla professoressa di un liceo di Chioggia, destituita dall'insegnamento e assente per 20 anni su 24 di servizio, sta spopolando, anche se le domande su questo caso rimangono ancora molte. Come ha fatto la docente ad assentarsi per così tanti anni? Da cosa è stata scatenata la sua destituzione? La docente sarebbe riuscita ad accumulare così tanti periodi di assenza, riuscendoli a collegare con quelli di sospensione delle lezioni, per le varie festività e alle ferie, finendo in tal modo per limitare l'attività didattica a brevi intervalli nel corso dell'anno. 9 mesi a stipendio pieno e 3 mesi al 90% è il cosiddetto comporto per i dipendenti statali, ovvero la somma delle assenze per malattia giustificabili in un periodo di 3 anni. Non solo, altri permessi le sarebbero stati concessi per l'aggiornamento professionale e negli anni precedenti a lungo sarebbe stata posta in distacco presso uffici dell'amministrazione scolastica, in cui assolveva in sostanza un ruolo impiegatizio invece che didattico. La docente, originaria della Calabria, dal 2007 è destinataria di assegnazioni provvisorie annuali in quanto compagna di un ufficiale della Guardia di Finanza. Da lì il trasferimento in un liceo di Chioggia. Il motivo della destituzione, in ogni caso, non sono le assenze, ma l'inettitudine assoluta e permanente all'insegnamento. Il problema è sorto quando la professoressa avrebbe insegnato davvero per un periodo di 4 mesi, uno dei più lunghi della carriera, provocando una sorta di rivolta di studenti e genitori. La docente, infatti, durante le lezioni si sarebbe intrattenuta spesso al cellulare, tra chiamate e messaggi. Le sue spiegazioni consistevano, pare, in semplici letture dei libri di testo, che spesso si faceva prestare dagli stessi alunni. La professoressa era solita iniziare un'interrogazione con uno degli studenti per passare poi a parlare di argomenti diversi con un altro. Anche i voti sembravano essere dati a casaccio, per la precisione in modo estemporaneo ed umorale, come rilevato dal monitoraggio. Gli studenti si sono lamentati con genitori e altri docenti di questo andazzo. I genitori hanno informato il dirigente scolastico e quest'ultimo ha segnalato la situazione al Ministero dell'Istruzione, che ha inviato 3 ispettrici a prendere visione della situazione e, sulla base del loro rapporto, ha dispensato la docente dall'insegnamento. A tal proposito c'è un video girato da Chioggia Azzurra che mostra i ragazzi in protesta all'epoca contro la prof. Perché appunto quest'oggi ci ritroviamo in difficoltà per quanto riguarda queste materie per vari motivi. Ad esempio per il fatto che questa docente si assenta molto frequentemente, si è assentata molto frequentemente durante l'anno scolastico e non ci ha permesso una continuità per quanto riguarda lo studio delle materie. Perciò questo comunque va ad intaccare tutto il programma e inoltre l'apprendimento di queste stesse. Ci troviamo in difficoltà in quanto, per quanto riguarda me, ad esempio, mi trovo in seconda classico e il prossimo anno mi troverò ad affrontare un esame di maturità che chiederà comunque una conoscenza di queste materie che al momento però io non ho quasi per niente. Dopo essere stata dispensata dall'insegnamento, la prof ha fatto ricorso al Tribunale del Lavoro di Venezia, rivendicando, tra le altre cose, la libertà di insegnamento. Il Tribunale, nel 2018, le ha dato ragione, sostenendo che l'attività ispettiva di 3 giorni su quel breve periodo lavorativo non bastava a configurare una inettitudine assoluta e permanente. Insomma, per la professoressa poteva essere semplicemente un periodo storto. Ma, nel 2021, la Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza di primo grado e ad aprile la Cassazione ha confermato la sentenza di appello, condannando la professoressa a restituire gli stipendi per i mesi non lavorati, incassati dopo il giudizio di primo grado, nonché tutte le spese processuali. L'argomentazione di fondo della Cassazione è che la libertà di insegnamento in ambito scolastico è intesa come autonomia didattica diretta e funzionale a una piena formazione della personalità degli alunni, titolari di un vero e proprio diritto allo studio. Dunque, il concetto di libertà didattica comprende certo un'autonomia nella scelta di metodi appropriati di insegnamento, ma questo non significa che l'insegnante possa non attuare alcun metodo o che possa non organizzare e non strutturare le lezioni. La Cassazione ha quindi confermato quanto stabilito dalla Corte di Appello di Venezia nel 2021. Ridare autorevolezza agli insegnanti presuppone anche l'autoconsapevolezza dell'alta dignità del proprio ruolo che ha al centro la persona dello studente. Sono le parole di commento del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sulla decisione della Cassazione. La docente di storia e filosofia, dal canto suo, ha dichiarato: «Ricostruirò la verità dei fatti di questa vicenda assolutamente unica e surreale, ma ora sono al mare».